Cadaveri bruciati in India e fake news della variante indiana. Professionisti dell'informazione che prendono una usanza secolare e la diffondono per fare terrorismo mediatico. La discutibile emergenza che stiamo vivendo si è trasformata in una maratona mediatica che, al di là del condivisibile obiettivo informativo, finisce solo per spargere angoscia. Smettetela di dare la parola ai personaggi che hanno la tesi più provocatoria solo per catturare un punto di share. Smettetela di prendere una foto e amplificarla o stravolgerla per vendere più copie. E i siti antibufala che, come al solito, si sono affrettati a correre in soccorso del mainstream per confermare la tesi dei morti in strada. E che adesso diranno che io disinformo e che loro, da buoni tuttologi, hanno la verità assoluta in tasca. E i media italiani, credibili come una banconota da 11 euro, che a febbraio dicevano: in India è crollato tutto senza fare niente, immunità di gregge, ha sconfitto il problema, è tutto finito. E poi un mese dopo, all'improvviso, è tutto l'opposto di tutto. Cioè, in concomitanza con l'inizio della più grande campagna di nessuna correlazione, le cose sono cambiate. E un bel giorno è sbucata una foto, la stessa foto, scattata a Varanasi, la città di Shiva. E hanno finito per dare un'immagine di un'India stremata, con milioni di morti. Senza però dire innanzitutto che l'India è abitata da quasi 1,5 miliardi di persone, che è uno dei paesi più popolati al mondo. Che anche in tutto il 2020 la popolazione è aumentata dell'1,26% rispetto all'anno prima. Ma no, hanno preso un quadratino di terra con alcuni falò e lo hanno moltiplicato per 3 milioni di chilometri quadrati. Pensate che l'Italia è 300.000 chilometri quadrati? Cioè, l'India sono 10 Italie. Ricordate i camion di Bergamo, amplificati come se in tutte le città d'Italia ci fossero file di camion pieni di bare. In questo caso, invece, mancando i camion, ci hanno raccontato di morti per strada. Perché si sa che il problema attuale ti fulmina all'istante, eh? Dove sei, sei. In realtà l'India è un continente immenso che è difficile da comprendere se non si conosce la cultura. In India la cremazione del cadavere sul fuoco, cioè le pire che vi hanno fatto vedere, è una pratica che va avanti da migliaia di anni. Sono riti detti samskara, letteralmente consacrazione, sacramento. Le immagini che hanno fatto circolare sui social sono terrorismo puro, perché questi falò non c'entrano niente con l'emergenza attuale. Si tratta di un antico rito molto comune in India. È infatti credenza locale che bruciare il corpo entro 24 ore dalla morte possa aiutare il defunto a raggiungere il paradiso. Come vuole la tradizione, tutti gli indù, eccetto neonati e bambini, vengono cremati. Il defunto viene trasportato su una specie di barella fino al luogo del rito. Ed è usanza che solo gli uomini partecipino alla cremazione. In genere le cremazioni indù si svolgono sulle rive di fiumi sacri. È la famiglia stessa del morto a costruire una pira e a mettervi sopra il corpo. Solitamente è il figlio maschio maggiore del defunto o il parente maschio più anziano a eseguire il karta, il rito funebre, girando attorno alla pira per 7 volte e recitando una formula propiziatoria accompagnata da spruzzi di acqua santa. Lo stesso dovrà mettere 7 gocce di burro nella bocca, negli occhi e nelle narici del defunto, poi dovrà dare fuoco alla pira partendo dal cuore. Tutti intorno, coloro che assistono al rito cantano mantra fino a quando il corpo non sarà completamente bruciato. Al termine del rogo, tutti i partecipanti al rito versano acqua sui resti e le ceneri del defunto vengono raccolte il giorno dopo. E a questo punto dovremmo chiedere scusa a tutti gli indiani, perché l'India, prima di fotografarla, bisogna capirla.